Da quando ho iniziato ottobre è stato un po' come essere un po' travolti da un uragano. Però la cosa che alla fine, fin da subito, ho sentito e mi piace tantissimo è questa forma di ripetibilità, diciamo, anche delle esperienze. Una cosa che mi ha colpito è il fatto che proprio nella primissima lezione si parlava la nomenclatura del sé, dare un nome, dare delle parole al mondo del sé in maniera da riuscire a integrarlo. E questa è sempre stata la cosa che ho sempre fatto fatica. Ho avuto magari fatto diversi percorsi, tanti percorsi, dove però sembrava che esistessero due mondi diversi. Quelli dove c'erano stati di coscienza diversi, dove mi sentivo in un certo modo, e poi ritornare alla realtà ordinaria, dove non dico che restava ben poco, ma non riuscivo a integrare veramente questa cosa. E questo è il primo aspetto che invece ho sentito da subito, già dal primo seminario. Non lo so, magari ero anche più pronta anch'io, ero in una fase diversa, però sento che quello che sto sperimentando finalmente mi permette di andare avanti come in una sorta di scala, diciamo così. Il discorso del trascendere e includere, cosa che invece prima magari cercavo di andare avanti, però rimaneva sempre qualcosa che mi agganciava. Questa è la cosa che ho notato fin da subito, come cambiamento, come se anche il mio stato di pensiero si sia modificato, come se essere riuscita a buttare qualcosa oltre i miei limiti, a farmi anche più domande. Quando dico io mi sento in questo modo, adesso dico chi è di me che si sente così? E il miracolo, questa è una cosa proprio che mi piace da morire, perché a volte non ci credo, infatti non sento più i miei ossessori, diciamo così. Anche quelle voci interiori della magari la bambina ferita, come spesso ho condiviso, oppure anche il giudice. Non so se stanno dormendo. Infatti ogni tanto dico, ma cosa sarà successo? Però sono felice perché non sono spariti, so che non sono spariti, ma è come se fossero guardiani di una soglia, guardiani di un limite, e io so che quando vado vicino a quel limite si attivano quelle voci, però nello stesso tempo è cambiato proprio il mio approccio anche di ascoltarle, di accoglierle, e sento tanta accettazione anche nei confronti proprio della mia vita, delle mie sfide. Sento anche più forza dentro di me, quindi anche questo approccio legato agli archetipi, legato agli orisha. È vero che non fanno parte della mia cultura, ed è vero anche che all'inizio non nego che quando mi sono messa magari nel cerchio e tutti cantavate, qualcosa dentro di me diceva, oh, ma dove stai? Esci da quella porta, sei ancora in tempo. E invece mi sono riscoperta in certi momenti averne proprio bisogno, anche spesso e volentieri penso ai canti che ho sentito e che mi sono come entrati nelle cellule, quando ho bisogno magari di un certo tipo di forza o di un certo tipo di connessione. Il canto è un veicolo immediato, per cui trovo che questo approccio sia fantastico, tenendo sempre conto che il dito indica la luna, ma se rimango, diciamo, poi così fossilizzata, no? Verso il dito, alla fine mi perdo tutto il resto che in realtà io sto cercando, come stiamo cercando tutti. Quindi per me la BTE è uno strumento potentissimo che mi indica la via, e nonostante la fatica, perché comunque è una scelta faticosa per la tipologia di vita, per le varie situazioni, sono felicissima di essere in questo cerchio, perché penso che la mia vita, ecco, perderei l'ossigeno. Per me in questo momento è ossigeno questo.